in compagnia dell'avvocato Siniscalchi, un principe del foro napoletano, grande esperienza come penalista, e oggi a questo convegno per questa figura abbastanza controversa, il primo pentito di Camurra, Gennaro Abate Maggio. Io ho messo in evidenza le profonde differenze, perché tutto sommato i mezzi che sono stati introdotti dal nuovo codice di procedura penale non esistevano all'epoca, per cui l'affidamento erroneo del capitano Fabbroni alla delazione, alle invenzioni, alle mistificazioni, che tali poi descritte anche nelle perizie psichiatriche di Abate Maggio, e oggi invece hanno un sistema, come è stato detto opportunamente, per appurare la verità, per i riscontri, per i controlli, perché non ci si può affidare tutto l'interesse a deviare. Poi la storia ha dimostrato che Abate Maggio si è trasformato in un lestofante permanente, ha cercato di spacciarsi per partigiano, eccetera. E l'interesse però è appunto nel vedere che, pur ed è stato riconosciuto dai magistrati presenti, particolarmente dal procuratore Roberti, e pur con i mezzi è necessario guardarsi dalle insidie, perché la cosa più grave per la giustizia è l'errore giudiziario. E ha fatto bene Roberti a citare anche questo errore che è stato scoperto, pur essendosi affidati a pentiti, ad altri accertamenti, addirittura sulla strage di Via D'Amelio. Roberti ha ricordato che dopo 10 anni di detenzione si è scoperto che gli arrestati, sulla scorta delle indicazioni di quei pentiti di mafia, erano del tutto innocenti. Ha fatto bene a dirlo. Il pericolo dell'errore giudiziario è il vero tarlo della giustizia, perché non c'è cosa peggiore che i processi come Sacco e Vanzetti. Tortora è stato vittima, tra l'altro, di un pazzo frenetico come uno dei pentiti, e il processo non fu gestito nello stesso modo, è stato riconosciuto ormai storicamente. Ma bisogna dire che dal 1990 in poi, in particolare allora io ero in Parlamento con la legge fatta nel 2001, sulla scorta anche delle decisioni della Corte di Cassazione, e sono stati istituiti dei sistemi di riscontri, di controlli, e anche di riscontri reciproci e di pluralità di indicazioni convergenti, ma non studiate a tavolino, spontanee. Avvocato, io voglio uscire un attimo fuori dal coro. Io mi ricordo con grande affetto quando lei ha perorato anche la difesa di un re di Napoli, di Diego. È stata la difesa più facile, perché sostanzialmente era accusato, però anche lì fu creduto dalla Procura della Repubblica di Napoli, poi il processo andò a Roma per competenza, un pentito di Camorra, a parte i processi che ho fatto per mafia e droga, per sport e droga, tutte quelle cose, le trascrizioni, però fu creduto un pentito, gli si credette al punto che c'è stato un processo che è durato molti anni, il più importante che ho fatto per Diego, perciò mi è legato per Diego Armando Maradona, cioè quello che disse, che era stato al matrimonio di Diego, dove ero stato anch'io con mia figlia che era una ragazzina, e che era tornato e aveva fatto portare in un giornale ad una donna che lui aveva conosciuto, che era stata al matrimonio lì in Buenos Aires, 2 chili di cocaina, una scemenza totale. Ma ci sono voluti lui non è venuto al processo, erano imputati anche Coppola ed altri, portammo una serie di testimoni, dimostrammo la impossibilità dell'assoluto, il Tribunale di Roma assolse con formula piena, questo è stato un processo che poi abbiamo poco reclamizzato. Poi il resto, la difesa era difficile, soprattutto perché quando parlavamo dei processi, dopo un poco si metteva a palleggiare con un palloncino, per cui io rimanevo, lui rimaneva prigioniero della sua grandezza, io rimanevo lieto di avere goduto di questo spettacolo. Grazie avvocato. Grazie.